Innanzitutto vorrei scusarmi per averci messo tipo 4 giorni per caricare 3 episodi di Detective Pikachu. Dopo quello che è successo con il 2, ho dovuto comunque se trovare un metodo alternativo per renderizzare al meglio il terzo. E oggi che esce il quarto, ho deciso, per ovviare a quello che è successo, insomma, di caricarlo per intero. Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Detective Pikachu. Siamo nel quarto episodio, ma al secondo caso da risolvere per il nostro Detective Team e il suo aiutante Pikachu. O forse dovrei dire, per il nostro Detective Pikachu e il suo aiutante Team. I ruoli, a dire il vero, non sono ancora ben definiti, se proprio vogliamo essere sinceri. Potrebbe essere Pikachu il nostro partner, o come potremmo essere noi i partner di Pikachu. Ed è questo quello che vogliono farci credere, ma in realtà Pikachu è il partner e noi, team, siamo il detective. A ogni modo, iniziamo a raccogliere un po' di indizi, insomma, per vedere quello che c'è da fare. Ok, abbiamo superato l'esame per diventare detective, quindi possiamo fare quello che ci pare. Quindi avete visto quello che ho detto io, noi siamo detective. Non posso dirti niente di preciso per ora sul caso a cui stava lavorando Harry, cioè il padre di Tim, cioè nostro padre. C'era anche Pikachu con mio padre il giorno dell'incidente? Sì, un ispettore l'ha trovato lì privo di sensi e l'ha portato qui da noi. Può dirmi qualcosa sugli incidenti causati da Pokémon su cui indagava mio padre? Quest'anno in città è stato riscontrato un notevole aumento di incidenti in cui sono coinvolti dei Pokémon. Secondo molti è solo una coincidenza. Io non credo. Ma un ispettore di polizia sospettava che ci fosse un collegamento tra questi incidenti. Così, 6 mesi fa ha chiesto a me e a tuo padre di indagare. Capisco, per questo mio padre è venuto in questa città. Vediamo il suo ispettore. È un amico mio e di Harry, è una persona su cui si può contare. Ok. E lei, signorina? Hai fatto un lungo viaggio per venire qui, vero? Devi essere molto preoccupata per tuo padre. Sì, molto. Anche la mamma è molto in ansia, ma non può lasciare il lavoro. Tutti che lavorano. E quindi sei venuto tu. Parlami di te. Oh no, io sono l'assistente dell'investigatore Baker. Ok, capisco. Che c'è, ti piace Amanda per caso? Come no? No, cioè, sì, certo. Pikachu, insomma, volevo solo capire come funziona l'agenzia investigativa. Certo. Conosce mio padre, cosa puoi dirmi di lui? Beh, e zitto! Mamma mia, sto Fletchling quanto chiacchiera. Beh, non posso certo parlarne male davanti a suo figlio. Eh? Scherzo, è un investigatore molto abile. Sa tantissime cose, è molto intelligente e ha molta esperienza. A volte faceva finta di non capire, ma era tutto calcolato. Piaceva molto ai clienti. Sì, per tirare sul prezzo. Non mi ricordo bene, ma secondo me Harry a volte non capiva davvero. Ma se non ti ricordi, che tipo è il signor Baker? Beh, è gentile, ma a volte fa un po' di pasticci che rimanga tra noi però. Ai clienti piace ed è certamente un bravo investigatore. Credo che lui e mio padre fossero amici, te l'ha appena detto. Harry è uno spirito libero che detestava le costrizioni di un'organizzazione, è il capo. Un tipo tranquillo come un sacco di contatto. Ok, insomma, ci sta dicendo quello che faceva nostro padre, comunque sia. Pico ci ha sembrato un debole per i dolci? Veramente no, ma forse adesso che Harry è scomparso si sente solo. Lo accompagnavo ovunque, erano inseparabili come me e Fletchling. Bene, quindi possiamo parlare con questo Fletchling? Ehi, ciao, è la Fletchling di Amanda, consegna il giornale, lettere e pacchi. Amanda la fa lavorare sodo. L'ho fatta arrabbiare, dice che è felice di essere utile ad Amanda. Parlami di lei. Dice che è molto affidabile e anche molto gentile. Evidentemente la tratta bene. Non certo come tratta me. Però sapete, no? Uno che comunque sia. Un ciao bellissimo berretto. Volevo dire, no? Già che tu vedi, no? Uno che si mette a parlare con i Pokémon, dice, ma riesce a capirli, no? Uno un attimo si incuriosisce. Un investigatore non si occupa solo di casi importanti, e questo l'abbiamo visto. Vuoi andare via? Sì. Sei diventato improvvisamente di buon umore, va bene, come vuoi. Allora io vado a rivederci. Ah, beh, via, alla prossima. Torna pure quando vuoi, se scopro qualcosa ti faccio sapere. Grazie mille, arrivederci. Ho controllato tutto, credo. Vuoi continuare a giocare? Sì, certo.
Quindi ora inizia il capitolo 2, perfetto. La grotta dei Litwick. Ah, va bene. Molto interessante. Usciti dall'agenzia investigativa, Baker, io e Pikachu siamo andati all'appartamento di mio padre.父さんの部屋か。いや、ああ、俺も2ヶ月ぶりなんだ。事故以来事務所に住んでるからな。さすがに埃っぽいね。そうだな。しかもすごい有様だ。家でもこんな感じだったよ。でもどこに何があるのかは分かってるんだって。よくいるよな、そういうやつ。で、 これからどうするつもりだ?ハリー探しを諦める気はないんだろ?もちろんだよ。まあ、普通なら、やめとけってなるんだろうけど。それは。大丈夫だ。俺も一緒に探してやる。え?俺はお前が来る前からハリー探しをしてるんだ。だが、危険なことに変わりはない。気を引き締めていくぞ。よし、決まりだ。 じゃあ、俺もここに住んで、お前の面倒を見てやるよ。え?何が決まり?いきなり困るよ。何が困るんだよ。もともと俺の部屋だぞ。お前の方が居候だ。そう言われると。な、決まりだ、決まり。早速、この部屋の調査だ。うん、なんだかうまく丸め込まれたような。ポケモンの事件を調査中だったって、ベイカーさんは言ってたよね。 ああ、ハリーの身に何が起きたのか。この部屋にハリーが集めた情報のメモでも残ってないか?そうだね。父さんは何か手がかりを掴んでいたはずだよ。探してみよう。ん?OK. Vediamo di trovare un po' sta roba, tutto quello che ha lasciato mio padre. Diamo un'occhiata in giro per iniziare. Ok. A proposito, prima che mi dimentichi, se alcune informazioni ti sembrano particolarmente rilevanti, mettile in una sezione separata di indizi. Sì, è quello che sto facendo. Ho selezionato le informazioni importanti e le ho messe in una sezione separata. Ah, ci hai già pensato? Sei in gamba! Ricordati di controllare spesso le informazioni più importanti, in modo da averle sempre presenti. Iniziamo dal lavello che è pieno di piatti sporchi, però la macchietta del caffè è pulitissima. Ah, ok. Pronta all'uso in ogni momento. Un foglio con una ricetta, la scrittura della mamma, il frigo è vuoto. Dovremmo fare un po' di spesa. Già! Papà guardava solo il telegiornale, ci sono anche molti libri, dizionari, romanzi, riviste di cucina e una bella scorta di dolcetti. La presa è staccata, non doveva guardarla spesso. In effetti è strano però. È pieno di camicie e canottiere, probabilmente aveva intenzione di fare bucato. Sembra il carico di una settimana, non aveva tempo di fare la lavatrice. Questo tappeto me lo ricordo. Era quello che avevamo a casa nostra, diceva che gli piaceva molto il disegno. Pensavo l'avesse buttato via, visto che è tutto consumato. Morbido e con un bel disegno, piace anche a me. Io non ho tappeti in casa, a parte il bagno e l'entrata l'entrata del salotto, insomma. C'ho pochi tappeti. Non mi piacciono i tappeti, sinceramente. Portano solo polvere. Dei dischi di jazz. Mio padre ascoltava sempre questa musica, lo aiutava a riflettere. Però, ha davvero degli ottimi gusti in fatto di musica. Ha lasciato a terra i pantaloni così come se li ha sfilati. In tasca ci sono degli scontrini di una caffetteria. L'I-Hat Caffè. A quanto pare ci andava tutti i giorni. Questa qui deve essere due stanze che non servono. Andiamo un po' qui. Ok, questo deve essere... dischi, riviste e libri messi un po' alla rinfusa. Lo sportello non si apre. Le chiavi potrebbero essere qui. Ah, ok, quindi devo cercare le chiavi. C'è una lista di posti in cui volevo andare, tipo caffè. Va bene, qui la chiave non c'è, sul letto, il letto è sfatto. Vediamo sotto il cuscino, no, non c'è nulla. Degli scontrini, un'agenda dei dolcetti, tiene la traccia di tutte le spese. Sotto quei scontrini no, niente chiave. Beh, queste indagini sommarie hanno dato grandi risultati, niente indizi e niente chiave. Non ci resta che rimboccarci le maniche e setacciare ogni angolo. Guarda un po' in che stato è ridotto questo posto. Papà è sempre stato così. Però quando cercava qualcosa la trovava subito. Allora forse solo lui potrebbe trovarla. Secondo te dove potrebbe essere la chiave? Ehi Pikachu, quel berretto te l'ha dato mio padre, giusto?
Esatto, anche se io non me lo ricordo, mi ha detto Baker. E se la chiave fosse nascosta proprio lì? Un'ipotesi interessante, non ci avevo pensato, vediamo un po'. No, qui non c'è nulla, mi spiace. C'era lui allora. Se lui ha la chiave non possiamo far nulla. Diamo un'occhiata in giro, magari c'è un doppio da qualche parte. Se fossi in lui. E dove l'avresti nascosta? Sotto un vaso da fiori, che ne dici? Non male come nascondiglio, però qui non c'è nemmeno una pianticella. Quando abitava con noi. Ok. Ora sì che ragioni come un detective. Ora che ci penso, papà nascondeva spesso le cose nei contenitori per il cibo. Nei contenitori per il cibo? Sì, una volta la mamma ha trovato una chiave attaccata sul fondo del barattolo di zucchero. È rimasta a bocca aperta, in effetti. Contenitori per il cibo, eh? Ne hai visto qualcuno qui dentro? Mi sembra di sì, da qualche parte. Guardiamo meglio ovunque. Oh, ma era qui? No, questo non mi sembra un contenitore per il cibo. Ok, vediamo un po' qui. No, qui no. Forse qui sotto? Non si sa mai. È la chiave. Bene, sta proprio qui sotto. No, stavo andando avanti perché Pikachu diceva che voleva i dolcetti, ma io non glieli volevo dare. Però abbiamo preso il barattolo e boom, chiave trovata. E apriamo allora. Speriamo ci sia qualche indizio, davvero. Pikachu! メモみたいなのが出てきたよ。どれどれ？見せてみろ。ああ、確かにこれは。やったな、ティム。これでハリーの足取りを追えそうだ。Però, cosa rappresentano? C'è una specie di schema con vari collegamenti. Non ci servirà molto se non capiamo cosa significano questi segni. Altra pagina? Sembra una mappa. Anche qui ci sono vari disegni. Aspetta, questa è Rime City. È la mappa della città. I segni devono indicare i luoghi del caso su cui stava indagando Harry. Sì, ma sono segnati più punti, non dovrebbe essere un luogo solo? Gli altri segni sono diversi e riguardano fatti avvenuti dopo la scomparsa di Harry. Questo vuol dire che mio padre ha segnato i luoghi dove pensava si sarebbero potuti verificare altri incidenti? È possibile. Sono segnati altri 3 luoghi. Un magazzino, un lago e la grotta di Litwick. Dobbiamo controllarli tutti. Sì. Forse riusciremo a scoprire qualcosa di più. Forza, Timo, andiamo! Ikkyo! Per prima cosa abbiamo deciso di andare alla grotta indicata da mio padre. Per prima cosa io avrei preso un caffè. Anche se ora sono le 5 del pomeriggio, quindi. Un caffettino. Come scappate? Che succede? Oh, Glalie! Con gli occhi rossi? Glalie ha gli occhi rossi? No, è cattivo. Ok. Non devo essere troppo impulsivo. Vai! Oddio, gelo raggio! Che non ha gelato nulla. Sembrava gelo raggio. Questa era più difficile, tra virgolette, perché non era attaccata alla. Era, il cerchio stava fuori. Mamma mia. Ma ci fa male, eh. Dai, oh, ehi! Non si carica mai! Povero Glalie. Meiko Okamoto, regista televisiva. Si chiama Emily o Elena? Non ho ben capito il nome. Emilia, ecco Emilia.
Aiuto il regista alle prime armi. Arigato. Oro? Moshikashite kimi wa ano toki no? Ah, la ragazza del metro! Infatti dico, ma dove l'ho vista già sta ragazza? Tim Goodman to imasu. Watashi wa Emilia yo. Pikachu mo yoroshiku ne. Emilia. Ii namae da. Mata aete urishi. Si ricorda qualcosa. Yoroshiku, Meiko da yo. Oh. Kore wa genki sou na nei-chan da na. Oh? Oh, kamera da yo. Mezurashii no kana. Atashi tachi wa shuzai de kono dokutsu ni kitan da. Terebi kyoku no kata nan desu ne. Sou, sou. Ima o tokimeku GNN. CNN la troppo freddo, schiamo di congelare prima che arrivino i soccorsi. L'ingresso della grotta è crollato, proverò a cercare un'altra via d'uscita. Grazie, fa attenzione. Per prima cosa andiamo a controllare l'ingresso della grotta, ok? Trova una via d'uscita. Perfetto. Mazua, Jokyo no Kaminita. Mario Shiraberto. Sapete che vorrei io veramente in questo gioco? Più scene come quella iniziale, in CGI, chiamiamola così. Fatta a computer, ecco, proprio terra-terra. Per dirlo proprio terra-terra. Mi piacerebbe vedere più scene del genere, tipo quando... So che magari... potrebbe sovraccaricare tantissimo il gioco e il 3DS farebbe fatica a sopportarlo, però potrebbero farne tante, magari corte, e sarebbe più bello secondo me. Dobbiamo controllare l'ingresso della grotta. Sì, ma è buio, non si vede niente, non abbiamo nulla per far luce. E tu non puoi usare nessuna mossa, no? Usa il cervello, non c'è niente che possa far luce? Oh, ma questi sono dei Litwick! Ce ne sono anche nella mia città. Ottimo spirito di osservazione, Tim. E là, Litwick, sveglia, sveglia! Vuoi qui? Una fiamma nell'oscurità. Moshi Moshi, buongiorno! Pronto, più che altro. Sarebbe... Moshi Moshi sarebbe quando rispondo al telefono pronto pronto, una cosa del genere. Incredibile, non mi ero mai accorto che la luce di Litwick fosse così intensa. Non male, eh? Adesso possiamo iniziare a indagare sul serio. Ottimo! E magari troveremo anche qualche indizio sulla scomparsa di mio padre. Questo è lo spirito giusto. Cominciamo col cercare una via d'uscita. Ok, andiamo a controllare l'ingresso della grotta. Moshi moshi. Troppo carini. Dicono che qui si divertono molto perché hanno tanti amici. Beh, in effetti non è un caso che si chiami Grotta di Litwick. Oi. Questo deve essere il cartello per i turisti. Si è rotto, ma il bastone è intero. Le rocce bloccano il passaggio. Ci sono delle fessure, ma sono troppo strette per passare. Dobbiamo trovare un'altra uscita. Speriamo che nel frattempo non crolli tutto. Grazie Pikachu del bellissimo presagio. Oi, attenzione. È appuntito e tagliente, frammento della roccia. Perché mi hai chiamato Pikachu? Guardo Litwick. E là, sveglia! Come dice ancora 5 minuti, che dormiglione. Beh, in fondo è notte, è normale che voglio dormire. Torniamo più tardi. Come torniamo più tardi? Ecco, guarda lassù. Cosa? Pure prima mi ha chiamato, ma... Oh, si vede una luce. Dovrebbe essere la prima cosa da notare, dovrebbe essere. Oh, la luna, c'è un'apertura lassù. Potremmo farci portare fuori da un Pokémon capace di volare. Oh sì? In questa grotta ci saranno pure dei Pokémon in grado di volare, tipo dei Noibat, dei Noivern già evoluti. Ok, allora per prima cosa raccogliamo informazioni sui Pokémon di questa grotta. Concentriamoci su questa zona. Ok. Parliamo allora con questi Litwick. No, nulla. Ok, Pokémon della grotta. Ci sono dei Litwick. Poi, che altri Pokémon c'erano? Meiko, basta guardare il video che abbiamo girato prima, no? È vero, ottima idea. Oh no, le batterie sono scariche. Non ti preoccupare, a quelle di scorta. Dov'è finita la mia borsa? Quella con l'attrezzatura per le riprese l'ho presa io prima. L'avevo lasciata...
vicino all'ingresso accanto al cartello. Le batterie sono lì. Vado a cercare la borsa allora. Perché portarsi... Perché lasciare la borsa? Cioè, è una cosa importante. Se devi fare un reportaggio sui Pokémon della grotta, ti devi addentrare e non vuoi lasciare una cosa incustodita che chiunque potrebbe riprendere. Ok, devo levarle così, un po' per volta. Oi! Posso prendere... posso già prenderla? Pensavo di dover spostare altre rocce. Eccola qua. Adesso possiamo vedere il video. Forza team, controlliamo le immagini. Quello che stavo dicendo. こんな鬼ごり見たことないわ。飛んでるポケモンがいるけど不安定だね。子供を持ち上げるのが精一杯のポケモンよ。え、それリポートの部分。不安定じゃ無理なんだよね。他にいないかな。当たり次第攻撃してる感じだな。不安定が凍りつけに。ああ、この時はもうダメかと思ったね。 Però trovarlo sto Drifblim. Se lo troviamo potremmo farci trasportare fuori passando dall'apertura sul soffitto. Su team, cerchiamo Drifblim. Deve essere qui da qualche parte. Ecco, ora che sappiamo che c'è un Drifblim, dobbiamo anche però far svegliare quel Litwick addormentato. Ho detto ancora 5 minuti. Non sono passati perché, giustamente, non è che uno... Eccolo qua, bravo. Attento a non morire però, perché se no tu sei fatto di cera, dopo ti sei sciogli tutto quanto la cera e muori. Povero Pokémon. Meno male si è svegliato. Chissà se ci sono altri Litwick più avanti nella grotta. Stiamo andando benissimo. Ciao. Spero che stia bene. Sembra essersi calmato. Ehi, Glalie, puoi parlare? Ottimo, facciamogli qualche domanda. Non sono sicuro, ma sembra nel suo nome ci sia la parola Oni. Però non ne sono sicuro. Come hai perso il controllo? Qualcosa ti ha dato fastidio? Cosa? Non ti ricordi niente? Com'è possibile? Non ne ho idea. Ma sembra che non si ricordi di aver perso il controllo. Cosa stai facendo allora prima di perdere il controllo? Si ricorda di aver visto Emilia e Maiko che facevano le riprese. Quindi non è stata colpa loro. Come? Qualcosa è caduto dall'alto? Chissà a cosa si riferisce. Ehi, Glalie, sembri molto stanco. Va tutto bene? Dice che sta comunque meglio di prima quando ha perso conoscenza. Quando ha ripreso conoscenza. Oddio, mica ho letto bene. Vuoi dell'acqua? Se troviamo dell'acqua te la porteremo, promesso. Non ho letto bene il... Quando ha ripreso conoscenza non riusciva nemmeno a muoversi. Ah, ecco. Per favore, Litwick, ti accendi? Grazie. Ah, ecco, pensavo fosse debole anche lui. Dobbiamo trovare dell'acqua, quindi da portare a questo Glalie. Potrebbe anche usare gelo raggio. Ok, basterà scongelarlo, ok. Povero Drifloon. Non preoccupatevi per me, sto solo portando in giro un bambino congelato. Sembra quasi un bambino. Poverino. Però i Drifloon sono cattivi, portano via i bambini. Fantastico, il ghiaccio si è sciolto. Drift, ha detto grazie. Dici qualcosa della grotta, per favore. Dice che qui vanno tutti molto d'accordo. Quindi è da escludere che Glalie abbia perso il controllo per un litigio tra Pokémon. Ma perché allora? Cos'è successo? Questa è dell'acqua. È una pietra blu, è molto bella. Raccoglila.
Io non. Dobbiamo trovare un altro modo per svegliarli. Ragazzi, però lì sopra. Io avrei paura di quegli occhi gialli, sapete, no? Uno vede gli occhi gialli. Dice, ma sai, vediamo un po' che ci dicono. Che cosa si sveglieranno quando fa giorno? Se rimaniamo qui tutta la notte, congeleremo. Guarda, Driflun. Driflun, può volare fin lassù. Dicono che dice che per ringraziarci di averlo aiutato andrò lì a svegliarli. Fantastico. Flutto leggero qua e là rubando bambini quando capita. Si sono svegliati, adesso possiamo addentrarci nella grotta e continuare a esplorare. Perfetto, però. Quei Pokémon che erano lì. Posso raccoglierlo? No, ancora no. Ah, dei Noibat! Salvataggio! Ci sono dei Pokémon appesi davanti ai cunicoli. Sono dei Noibat! Per caso avete visto un Drifblim? Noi, come volete sapere da dove viene questo odore di cibo? Ah, già, ho delle caramelle in tasca. Quindi le volete alcune? Questi tre furbetti dicono che c'è un Drifblim in ogni cunicolo. Ci faranno passare solo se gli diamo le caramelle. Cosa? Ci sono così tanti Drifblim qui? Non credo, probabilmente è l'ingordigia che li spinge a mentire. Cerchiamo degli indizi che ci aiutino a capire chi sta dicendo la verità. In quale cunicolo sarà Drift? Allora, dimmi tu. I Pokémon nella grotta. Ok. In ognuno di questi cunicoli c'è un Pokémon diverso, però ciascuno dei Noibat dice che Driftblim si trova nel suo cunicolo. Niente, dicono tutti quanti la stessa cosa, quindi. Ah, posso addentrarmi ancora di più. Bene, meglio così. Almeno posso vedere se c'è qualche altro indizio da trovare. Forse lui sa. I Pokémon nei cunicoli, ok. Dice che la mattina i Noibat vanno a caccia di cibo. Però non possiamo aspettare fino a domattina. I Noibat la mattina vanno a caccia di cibo. Ok, portiamo all'acqua Glalie. Ehi, Glalie, eccoti dell'acqua, te l'abbiamo promessa. Oh, ti sei ripreso, eh? Meno male. Chiediamogli come sta a sto punto, dai. Sta bene, sembra che voglia aiutarci a uscire da qui. Dice che la sua specialità è la mossa geloraggio. Oh, interessante. Sembra che non ne sappia niente di questo Drifblim. Ok. Mi tocca parlare con tutti. A quanto pare i Litwick vivono nel cunicolo a sinistra e più lontano possibile dal fiume. Sembra che non amino il freddo. Quindi Drifblim si trova in uno degli altri due cunicoli. Ottima deduzione. Ma in quale dei due? Vediamo un po' che ci dicono questi. Dicono che non si addentrano quasi mai nei cunicoli della grotta. Tu che mi dici, Drifblim? Driflun. Driflun, a quanto pare, Driflun hanno fatto la tana nel cunicolo vicino a Litwick. Dunque, se i Driflun vivono vicino a Litwick, vuol dire che Driflun ha una tana per conto suo. Giusto? Quando c'è da risolvere queste. Sì. Allora. Beh, facile, beh, facile. Allora, così. Tac. Tac. E tac. E vai. Come no? Oh. Loro abitano quello a sinistra, più lontano dall'acqua, i Noibat.
così. Ah, ah, pensavo che era, oddio, quello viola, ma confuso, il driflun viola. Vabbè, vabbè, niente, c'era giusto, mi sono sbagliato prima. Mi sembrava un Noibat. Dice che possiamo passare, ok. Ehi, Driftblim, sveglia! Che vuoi? Con quale voce? Missione compiuta, guarda un po' che ti ha portato Driftblim. Perfetto. Allora, Driftblim, ci porteresti fuori da questa grotta? Nee. Siamo in 4, io e 3 persone. Ok, non c'è abbastanza vento. Il vento è troppo debole, non può prendere quota, ci vuole un vento più forte. Cosa possiamo fare? Abbi fede, troveremo il modo, presto usciremo di qui. Beh, basterebbe un Pokémon, anche ghiaccio. Ok, so come fare. O chiediamo aiuto a questi Noibat, Noibattini. In teoria. Volendo proprio esagerare. Ok, allora volevo dire, no? Essendo un Pokémon ghiaccio, Clely potrebbe anche, insomma, generare una quantità di vento con le sue mosse tipo ghiaccio abbastanza interessante. Sai niente se siamo in fondo della grotta? Dice che non può attraversarla a causa della forte corrente d'aria. Ah, la corrente d'aria, certo. Non ha senso. Ok, parliamo allora con le ragazze. Il vento. Abbiamo bisogno del vento, c'è la corrente d'aria. Il fiume, allora. Senti una corrente, si sente una corrente d'aria provenire dall'altra sponda del fiume. Ma non sai come fare per attraversarlo, giusto? Immagino che attraversare la nuoto non sia una buona idea, vero? È fuori discussione, l'acqua dei fiumi nelle grotte è gelata. Come allora? Sembra che Pikachu volesse dirmi qualcosa, vediamo un po'. Come facciamo ad attraversare il fiume? Lo congeliamo! Ok, facciamoci aiutare da Clely. Beh, insomma, sì, era abbastanza logico alla fin fine. Clely, abbiamo un favore da chiederti. So che non hai ancora recuperato del tutto le forze, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo attraversare il fiume. Potresti congelarlo con geloraggio? Ha detto che ci doveva un favore, quindi, Su, su, su. Eccoci qui. È arrivato il tuo momento, Clely. Clely. Incredibile, è morto. È ferito, non ce la fa più. Ma una super pozione delle si scivola. Che vuoi, Pikachu? Yamero. Vero, stati zitto. Che c'è? Ma quante volte mi chiama per queste gag? Siamo a posto, Pikachu. Oi! Ehi! Si sente dell'aria arrivare da questa piccola apertura. Perfetto. Se riusciamo ad allargare l'apertura nella roccia, il vento diventerà più forte. Cosa? Vuoi rompere la roccia? Esatto, secondo te come possiamo fare? Chiediamo aiuto a Clely? Ecco, infatti era stanco. Possiamo costruire qualcosa per scavare? Perché no? Che cosa? Magari una pala? E con cosa la costruiamo? Pensi di trovare quel che ci serve qui dentro? Tu hai già ispezionato la zona, ti sarei fatto idea di cosa può esserci utile. Certo, altrimenti che investigatore sarei? C'è solo una cosa che possiamo costruire. E cosa? Un piccone! Un piccone? Sì, certo. Non è così difficile come sembra, prova a pensare a cosa ci servirebbe. Dunque,
Chiaramente limitate cose che possiamo trovare nella grotta. Qualcosa di duro e appuntito. Ok, vedo cosa posso trovare, che altro? Ci serve un manico, qualcosa di dritto e maneggevole. E possibilmente lungo, in modo che la forza centrifuga renda più facile scavare. La forza centrifuga? Ricevuto. Qualcosa di dritto, lungo e maneggevole. E qualcosa per tenere insieme i due pezzi. Una corda sarebbe l'ideale. Ho capito. Mi metto a cercare queste tre cose. Perfetto, non c'è nessun problema. So già cosa prendere. So già cosa prendere, sarà un'impresa abbastanza semplice. Allora, innanzitutto, questa pietra blu. Perfetto. Questo sasso. Questo pezzo appuntito, questa pietra appuntita che sarà molto utile. E questo bastone di legno rotto. E cos'altro, cos'altro? Una, ci sarebbe una corda. Qualcosa che possa essere utile. Mi servirebbe una corda, a dire il vero. Tipo una pietra o roba del genere? Potresti usare la mia cintura per legare insieme i pezzi. Ottimo, ed ecco qua. Perfetto, quindi siamo pronti. Possiamo fare questo piccone. Perfetto, vai. Questo qui e questo qua. Vai. Bene. Allora andiamo ad abbattere questa parete. Dai, Pikachu. Dovrebbe funzionare. Perfetto, allora abbattiamo questa parete. E vai. Vai così, rompi tutto. Fracassa tutto. Ottimo lavoro, team. Ora sì che c'è un bel venticello. Dovrebbe essere sufficiente per uscire di qui. Purtroppo non abbiamo trovato nessun indizio che ci dà a scoprire dove è mio padre. Tu dici? Secondo me quello che è successo qui è molto strano. Vuoi dire che non è un caso se Glalie ha perso il controllo? Non lo so, ma ci sono troppe cose che non mi tornano. Comunque per adesso usciamo da qui. Dai, torniamo da Emilia e Meiko. Va bene. Vabbè, mi sa che basta, sì, infatti. Parlare con Drizzy. これなんだ?どこどこ?いや、何?肩貸してくれって言ってくれればいいのに。まあ、いいじゃねえか。さあ、フライド、よろしく頼むぜ。 Il giorno dopo Pikachu mi ha invitato a fare un salto alla sua caffettera preferita, che si trova proprio sotto l'agenzia Baker. High Hat Café. Cappello alto? Oh, lo dico lo che fa, porta le bevande sicuramente. Yo Pikachu! Oh, kimi wa tantei jimusho no shinjin kun kana? Boku wa Harry Goodman no musuko de ティムと言います。初めまして。君がティム君か。俺はパブロだ。よろしくな。こっちはウェイトレスのルンパッパ。おいおい。頭にコーヒーを乗せたまま挨拶するやつがあるか。ルンパ。La cosa che io non capisco, scusate. Sono Harry wa dou dai? Perché tutti femmine Pokémon? そっか。ハリーのことだ。ひょっこり帰ってくるさ。ええ。そうですね。お待たせ。ありがとうございます。ピカチュウ、ミルクと砂糖は?ああ、いらいら。うん。待ちかねたぞ、この香り。In effetti il caffè va preso amaro, però io non ce la faccio sinceramente. 本当だ。美味しい。だろ? この芳醇な香り、苦味の中の心地よい酸味とコクのバランスも最高だ。これを飲んだら他のカフェには行けなくなる。
父さんもコーヒー好きだったけど、君も相当だね。Vabbè, caffè è buono, ragazzi, e poi se lo sai fare. No, allora, dicevo, troppi Pokémon femmina, capiamoci. Voglio giusto fare un attimo questo appunto. Non è che è una cosa sbagliata, però Fletchling femmina, Ludicolo femmina. Perché questi Pokémon da che aiutano gli umani femmine non possono essere maschi? Non capisco. Non c'è nulla di male, però sapete, no, come sono i giornalisti. Per quello. Signora, lei può darci qualche informazione? Viene spesso in questo locale? Sì, era una fan di Pablo quando suonava ed è molto bravo anche a fare caffè. La sua miscela originale è sublime. Sembra che a primo piano ci sia un'agenzia investigativa, dà un tocco di mistero a questo posto. Pablo, ci dica di Pablo. Sì, perlomeno lo era in un certo ambiente. Diciamo che erano i suoi estimatori. Ok. In città gli incidenti causati dai Pokémon sono sempre più numerosi. Sa dirmi niente in proposito? Stai raccogliendo informazioni per un articolo o un lavoro scolastico? Dovresti guardare la GNN. Fanno un sacco di scoop. I loro reporter sono davvero in gamba. No, non GNN, ma solo Jubilo TV. Jubilo TV, la TV di Jubilopoli, la più famosa TV del mondo. La più famosa sì, TV del mondo Pokémon, insomma. È famosissima. Emilia lavora per loro. Ma la signora non frega chi è Emilia. Bibite e... Oh, un pianoforte. Vuoi cantare qualcosa? No, ma ho visto il microfono, mi è venuto spontaneo. Ma cosa? Ludicolo. Reginetta? È una lei! E vabbè, perché? Tim, non essere scortese, non hai sentito Pablo? Ha detto che è una cameriera. Oh, scusa, non volevo. Però, comunque sia, mi sembra che, come in inglese, non sempre ci sono termini che differiscono per maschio e femmina. Ok, ci sono termini unisex. Però potrebbe anche essere questo il caso. In genere non è facile capirlo quando non si hanno dei termini per femmine e maschi, come... In italiano ci sono molti termini maschili e femminili, sono molto divisi. Mentre in Giappone e in inglese, in giapponese e in inglese, e anche in altre lingue, se devo essere sincero, l'ho studiate alcune, non ci sono... tante volte non c'è divisione tra maschile e femminile. Però, insomma, per il resto diciamo che il gioco te lo spiega bene. Dunque, cosa puoi dirmi di mio padre? Non saprei, forse in un posto con un gradevole odore di caffè. È andato a finire in un posto con un gradevole odore di caffè. Sento anch'io la sua mancanza. Spero che tu riesca a trovarlo presto. Lo dico, tu lavora qui, giusto? Sì, un giorno mi ha dato una mano così per provare e a quanto pare il lavoro le è piaciuto. Light Hot Caffè. È tanto che ha aperto questo locale? Da un paio d'anni, prima suonavo il piano. Era un musicista? Sì, ma è stato tanto tempo fa. Sembra capire che ci piace molto la sua miscela di caffè. Mi fa piacere, il caffè è un biglietto da visita di una caffetteria, infatti è vero. E dove abito io ce ne sono abbastanza di bravi. ありがとうございました。また来てくれ。よし、部屋に戻ろう。おお、ティム君、お出かけかい？あ、最近ポケモンの事件が多いから気をつけるんだよ。はい。 ありがとうございます。いらっしゃい、ベーカーさん。おや。事故に遭うまではコーヒーなんて飲まなかったのにな。 俺の読み通り、洞窟で事件が起きたな。うん。でも父さんの手がかりは見つからなかったね。あ、そうだな。だが、 気になるものを拾ったんだ。これは？ああ、何かまでは分からんが、容器の破片みたいだ。洞窟にあるにしちゃちょっと不自然だろ。あれ？ちょっと待って、この形見覚えがあるよ。ほら、確かに形が似てるな。これがアンプルだとしたら、 怪しいのは病院に薬局、それと研究施設。
でも病院だけでもライムシティには5万とあるよ。ああそうだな、もう少し絞り込まないと。おいティム、ちょっとこの地図にハリーの事故現場を書き込んでくれないか。いいよ。確かここだよね。前からおかしいと思っていたんだが、事故現場はこの地図で印がついているところとは全く無関係だ。それがどうかしたの？ライムシティの地図と照らし合わせてみろよ。おそらくハリーはここに行った帰りに事故に遭ったんじゃないか。そうだね、次はここを調べよう。Ok, il capitolo è finito, vorrei fare un appunto. Nel primo episodio ho detto che i capitoli sono 9. In realtà ho controllato e sono 8. Però ho letto 9 da una parte, ma non mi ricordo dove. Mentre in originale in Giappone erano 3, poi aggiunti magari in qualche modo, non mi sono ben informato se li hanno aggiunti o no. Però da noi sono 8. Per questo il capitolo è tutto, Kuj. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e... è stato piuttosto semplice, mi aspettavo qualcosa di un pochino più difficile. Io non sono uno di quelli che giudica il gioco appena ci gioca e dice vabbè, il primo episodio fa schifo, via, non gioco più. Io tantissimi giochi che ho apprezzato e che sto apprezzando anche in questo momento, che ne sto giocando diversi, se mi fossi fermato ai primi minuti di gioco non avrei scoperto tantissime perle. Detective Pikachu per il momento non mi sta lasciando grandi ricordi, diciamo così. Speriamo che con i prossimi capitoli ci sia un po' più di azione, magari tipo quello che c'è stato con Glalie. Per il resto, dopo Glalie, parte che è stata una cosa abbastanza veloce, ma per il resto è tutto un parlare, come è giusto che sia un RPG. Ed è anche comunque sia un mettere insieme le prove dopo che hai parlato però con tutti, e quindi la cosa può annoiare magari, però vediamo come si svolge la storia. Quindi io come sempre vi ringrazio, in descrizione link per Twitter e anche per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.